Ombre inquietanti o semplici attacchi politici? La domanda rimane un po' sospesa a mezz'aria e si spera possa trovare presto una risposta. Certo, le due questioni sollevate ieri sera nell'aula consiliare di Palazzo Gentile a tarda ora, quasi al termine di una lunga giornata dedicata alla battaglia politica sul bilancio a Bitonto, lasceranno qualche strascico. A sferrare le stoccate sono stati due consiglieri del PD, il capogruppo Francesco Paolo Ricci e Franco Natilla. Obiettivo, due assessori della squadra di Michele Abaticchio, i giovani Domenico Nacci con delega allo sport e Rino Mangini, assessore al marketing territoriale. Ricci ha accusato Nacci di aver chiesto contributi ad una impresa che ha rapporti di lavoro con il comune in favore di un'associazione sportiva. In altre parole, Nacci sarebbe, secondo il PD, in conflitto di interessi. Non esaustiva la risposta. Le attività che svolgiamo sono legate alla promozione dell'attività sportiva a Bitonto per il sostegno dello sport, ha replicato già in aula l'assessore, salvo poi precisare meglio in una dichiarazione a microfoni spenti resa a Punto TV: non ho rapporti personali e professionali con l'Auxilium, che è l'impresa tirata in ballo, realtà che ha vinto un appalto per i servizi che svolge per il comune con la precedente amministrazione. Non ho fatto niente di diverso dai miei predecessori, mobilitandomi per cercare sostegno alle società sportive del territorio. Parole che non hanno convinto Natilla, che ha chiesto chiarimenti scritti al sindaco. Peggiore il secondo attacco, anche perché le carte sono già state inviate in procura. Nel mirino gli affidamenti diretti da parte del comune per lo svolgimento di una serie di eventi, troppo spesso affidati ad enti esterni, è il sospetto, per eludere i limiti di spesa. Clamoroso il caso della manifestazione Girolio, la cui organizzazione fu affidata per 29.000 euro al GAL Fiordolivi. La delibera, secondo quanto sostiene Natilla, ha la stessa data dell'evento, il 20 dicembre. Come ha fatto il GAL, sostiene il consigliere, ad organizzare tutto e a promuovere l'evento, stampando tra l'altro locandine, manifeste e pieghevoli in poche ore?